Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Lei è Fenrir, continua la partita. Quaderno da punti, tutto prosegue. Piccone, tra l'altro, anche il semplice piccone ha una sua bella spiegazione. O meglio, una sua bella presenza, non una bella spiegazione. La lore del piccone non penso sia molto complessa. Però, forse, abbiamo sconfitto il re dei demoni, non abbiamo neanche letto la sua anima e ci ha donato 25.000 di queste ultime, il che è un valore piuttosto alto per il luogo in cui siamo arrivati comunque, è veramente alto. Però sembra che nonostante la mappa sbloccata dal crollo del ponte sia qualcosa di immenso, un'enorme sezione di gioco che non mi sarei mai aspettato di trovare attraverso quello che sembrava essere un breve piccolo passaggio segreto, comunque sembra essere arrivato un vicolo cieco. Quindi pare che ora tocchi andare alla Valle Boreale. Quindi forse non era opzionale come pensavo. E forse la Cattedrale delle Profondità non è dove penso che sia. Mi pare che una descrizione o un dialogo la specificasse dopo la Legione dei Non Morti. Però forse è all'interno della Valle Boreale a questo punto. Allora, anima del vecchio Re Demone. Il vecchio Re Demone ora è ridotto a un mucchio di cenere, ma è l'ultimo testimone vivente del caos di Izalith. Il quale quindi è sfuggito al Chosen Undead, in qualche modo. Lui è quindi, in tutto e per tutto, un demone il quale utilizzava piromanzie... no, stregonerie del fuoco, penso si possa dire. Poi, ovvio, vediamo se con la sua anima si può creare o quella piromanzia o una versione piromantica di quell'arte. Allora, eccola. Ah, resti, come scusa, resti della culla del caos, traccia della tumultuosa semina che portò alla nascita delle creature note come demoni. Scaglia una fiamma del caos che brucia tutto ciò che si trova nelle vicinanze. I demoni, figli del fuoco, affidarono a esso la propria esistenza e poco dopo scomparvero. Gli uomini proseguono in questo particolare rapporto con il fuoco. Martello pesante del vecchio re. Quest'arma risale all'antica Izalith ed è pervasa da ciò che resta della fiamma del caos. Ancora l'arma a terra per aumentare l'equilibrio e usa l'attacco potente per colpire il terreno, scatenando esplosioni di lava fusa. Porca miseria. 30 forza, 10-10. Tutte armi legate profondamente alla piromanzia e al fuoco. Vale zero questo però. Costa zero perché è nuova. Anche questa è nuova. Quindi la nostra teoria precedente non è così corretta. Sì, sì. Però la guardiana del fuoco è piuttosto silenziosa. Abbiamo parlato molto recentemente, non vale la pena neanche insistere. Abbiamo però 25.000 anime da spendere e in qualche modo abbiamo ancora l'anima del vecchio del Re Demone, la quale vorrei tenere per ora, quindi tac. Oh, fortuna la porteremo avanti e prima o poi rideremo tantissimo perché avremo sicuro la gran soddisfazione scoperta di poter dire di aver trovato un'arma che scala con essa e poi forse renderla persino quality. Quindi d'accordo aver ottenuto questo tipo di scudo, però sorge anche spontaneo chiedersi se uno scudo come questo possa valere la pena, no? Perché ho 84, mentre questo che è a torre ha una stabilità meravigliosa, comunque non troppo superiore a questa, pesa molto di più, ha statistiche maggiori, ma comunque ha un'abilità che non è doppio. Chiaramente il parry. Vabbè, pesa più del doppio. E appunto, il gioco, per ora, scudo non vale la candela. Fichissimo. Sì, veramente fichissimo. Pesa poco, ha delle resistenze pazzesche, ma appunto è limitato da non poter essere potenziato, perché il nostro scudo di ferro, potenziato con la titanite grande, raggiungerebbe una stabilità talmente maggiore che mi vincerebbe immediatamente. Tuttavia, questa è una cosa che discuteremo dopo, perché intanto spostiamoci all'anticamera del vecchio re? No, a Warnir, il signore supremo. Fare cosa? Per andare alla Valle Boreale. L'hai già preso il falò della Valle Boreale? Oh, giusto, Irithyll. Poi Irithyll della Valle Boreale. In altre parole, la Valle Boreale è un'area piuttosto estesa, Irithyll è una piccola città di essa? Non lo so, hai ragione comunque, il falò ce l'avevamo già. Allora, ragazzi, di cosa si può discutere? Del fatto che prima del prossimo episodio ho intenzione di fare la prima passeggiata in accelerazione, perché
in altre parole, un po' di backtracking. È mio interesse farlo, perché fondamentalmente, meraviglia che è, sembrano quasi cristalli che cadono dal cielo. E la luna, tra l'altro, è un luogo magico, ok? È chiaramente un luogo pervaso di magia. E ricorda anche parecchio la base di Anor Londo, proprio la base della struttura cittadina che era visibile da un castello come quello. Tuttavia, vedremo nelle catacombe, perché come ho detto voglio farci un giro. Ma qui è da dove siamo arrivati. Sono molto curioso di vedermi alle spalle e capire dove perché siamo. Questo potrebbe essere qualcosa che riuscivamo a osservare. Quello là sì, ma gli essere... scheletri guardavano un cielo. Esatto, comunque. Esatto. No, non sono angeli, sono fiori. No, per un istante anch'io avevo pensato esatto. Fossero angioletti, sì. È la prima volta che vedi angioletti infatti. In un Souls. Ok, questa è chiaramente una strada che avrebbe creato un passaggio, ma che è crollata. È impressionante vedere questa cosa in Dark Souls. È un'ambientazione così strana. È un mix fra la caverna di cristallo e Yharnam. Wow. Piuttosto inquietante. Queste cose. Non mi dire. Posso dire che è dolcissimo. Da dove è arrivato poi? Non lo so, è geniale. Tra l'altro ha la pancia aperta come. Oh oh! Oh mamma mia! Mi ricorda tanto il guardiano del fuoco. Il guardiano dei custodi di. Dei Chalice Dungeon. È assolutamente lui. Altro che se lui. Non proprio. E ha la pancina come un drago famelico però. Sì, infatti. Ovviamente sarebbe opportuno avere la possibilità di fare danno da fuoco. Sarebbe fragilissimo lui al fuoco, sicuro. Eh sì. Aia. Ora. Ok. Stiamogli sotto, ragazzi. Comunque sono le fauci del... Esatto. Del drago famelico, eh? Assolutamente sì. Occhio adesso al sacerdote, che non è quello. Quale? L'anello, non è l'anello che potevi creare. No, forse quello era l'occhio sinistro? Allora, quelle erano le fauci del drago famelico, aveva la stessa corruzione all'interno di quella creatura. Tra l'altro gli abbiamo potuto fare un riposte proprio sul petto, sullo stomaco, stordendogli la testa. Una meccanica interessantissima che non pensavo ci fosse qui. Che significa? Eh sì, anello maledetto donato dal gran sacerdote Sullivan ai suoi cavalieri. Potenzia gli attacchi se effettuati senza sosta. I cavalieri che scrutano nella sfera nera vengono attratti in un incubo di guerra e sangue e trasformati in bestie rabbiose. Non stupisce che il gran sacerdote doni questo anello solo a chi viene invitato in terra straniera. E questo insieme all'altro. Eh sì, crea gli attacchi. E l'altro ti cura mentre li fai. Quindi non possiamo passare? Chi non possiede la bambola non può passare. Allora è vero che quest'area non è quello che pensavo che fosse. Cioè, non è fondamentale. Quella è il Lothric. E quindi ora siamo nella cacca? Eh sì, ma è proprio per questo che ho sempre avuto quella forte, forte sensazione di esserci persi qualcosa. Mi ricordo anche di aver notato un apparente ragno pietrificato all'interno delle catacombe. Sì. E però esplorando ci siamo distratti. È qualcosa che dobbiamo assolutamente recuperare. Assolutamente. Facciamolo. Facciamoci un bel giro, specialmente a partire da questa profondità dove abbiamo combattuto Wolnir. Andiamo alle spalle di questa ruota, di questa costruzione e esploriamo. Era qualcosa che volevo fare in backtracking dopo. Ma è bello anche vedere come comunque le sensazioni dei giocatori hanno un loro perché.
avevo questo presentimento. E abbiamo veramente molti HP adesso con la combo dell'anello vitale. Quindi la vitalità è un ricordo del passato per quanto mi riguarda. D'accordo. Partiamo da qui e facciamo un giro. Tra l'altro, voglio provare a fare uno scherzo prima di accelerare. Se io mi metto a fare qua il birbante, no? Ecco, ecco, ora questi crescono. Guarda quanti sono. Che paura. Mamma mia, vi prego, vi prego, vi prego. Dai, dai. Dai, 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 facciamolo, facciamolo, facciamolo. Dai, 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 dai. Pim! Oi. Sono passati tutti. Sono passati tutti, ma... Mamma mia. Cioè, in pratica mi state dicendo che se io minimamente sono un po' un giocatore che ho bisogno di livellare... Cioè, con questo scudo che mi aumenta le anime, tra l'altro, io vado qua, torno sul ponte, azzecco un po' di più il tempismo, vale a dire, pensavo di dover aspettare, mentre in realtà persino ti fa capire, questo è stato studiato per farming selvaggio, ti viene concesso di correre senza sosta. E morire come lo schifo. Devi ricaricare l'aria, ok? Ecco cos'è la fregatura del farmer folle. Vabbè, però, se no. Vabbè, se no facevi... 50.000 anime in mezz'ora probabilmente. Quindi tu fai, vabbè, io vado al vincolo, anzi vado alla tomba abbandonata. Tac 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 tac, a livelli come una bella. Voglio provare a fare un colpo giusto per vedere se riusciamo a farli cadere tutti come salami. Tra l'altro, figata, quel pozzo d'acqua con il segreto lo abbiamo esplorato, l'abbiamo sgamato. E poi ci facciamo questo cerchio, questo giro, che non è comunque quello che voglio fare per quanto concerne il backtracking, perché voglio entrare dall'entrata con il backtracking. Però per avanzare c'è qualcosa che ci siamo persi. C'è qualcosa che ci siamo persi. Non è detto che sia facoltativo, comunque magari c'è un'altra area, magari sì, un altro boss, per dire, qui. Esatto. E ti dà una bambola. Assolutamente. Una bambola. Ah vabbè, certo, per un luogo ghiacciato, ecco. Lasciamo stare. E poi devi avanzare lì. Assolutamente plausibile. E comunque quel lupastro con le fauci del coso del drago famelico ti flashi cose brutte, anche perché comunque può essere che è dovuto al fatto che aveva quell'anello. Quelli si sono un po' confusi, un po' tanto, peccato. No, sì, ma fai una quantità di anime spropositata comunque e tutti cadono come salami. Comunque, ragazzi, appunto, qua c'è parecchio di cui discutere e parecchio da esplorare. Lo sai che ci sono ancora tutti quelli svegli vivissimi, no? Sì. Però ce la caviamo così. Allora. No! Va bene, qui tocca fare il giro. Allora, ragazzi. Che dire se non questo? Accelererò neanche troppo. Se sgamiamo qualcosa di affascinante, ve lo farò sapere. E soprattutto cerchiamo questa bambola. C'è anche da domandarsi, io sto pensando... Secondo me è la stessa bambola. Wow. C'è da domandarsi se qui abbiamo a che fare con qualcosa di perso nelle catacombe o se c'è un'altra area da valutare. Una cosa che abbiamo evitato, proprio un'altra mappa. Fungo, no? Sono io che vedo cose strane, vedo funghi setamo. Aspetta, non ho visto funghi. No, sono io che vedo i funghi anche tutti. Ok. Ma io vorrei tanto che me ne droppassero una di queste. Allora, qui c'è la trappolona, però non c'era niente qua di particolarmente nascosto. A parte appunto queste piccole trappole, che all'interno dei vasi ci sono dei cast passivi che si attivano una volta che vengono distrutte. Di là non ci siamo stati. È una piccola cosina che ci siamo persi. Non credo certo sia la bambola, ma... Invece. È qualcosa invece. Allora, ecco. Ah, il ponte! C'era un ponte che non abbiamo mai oltrepassato. C'era... Mi ricordo che c'era un ponte. Sei un figo, ma... A parte che ora ho la spada più 7. Aia. Però giustamente non avete l'equilibrio adeguato. Sì, ma la loro arma... Che figo che è, però. Aspetta un po'. Oh, no, non è il momento di guardare.
Questi sono perri automatici. Ah, io beh, sì. Li sto perdendo tutti. Sì, soffro vabbè, come un animale. Sono i mega perri quelli. Non posso neanche. Arma? No. Ma di qua siamo stati? Sì, questi due sì, li abbiamo assolutamente devastati. Però io mi stavo fomentando a morire a guardare i dettagli del loro cranio, che hanno delle incisioni, oltre al capo d'abbigliamento sulla testa. Però, di qua... allora forse mi ero sempre confuso, perché questo mi sembrava da lontano forse un ponte. Non è tale. Sì, ma io vorrei capire la dolcezza infinita. Guarda che sono carini, sono troppo carini. Sono lì che ti guarda. Ok, dobbiamo... Assolutamente. Non è neanche un'arma? No, non era armato. È solo lì, sì. Ti guarda. Ok. Dobbiamo andare in qualche modo oltre questa barricata. Tanto continuo a guardarti, ma... Oh, ho sbagliato. Vabbè. Oh! Si è aggiustato! Non reagisce. No. Beh, di certo non è un NPC. No. 144 anime. Ok. Non mi ha attivato. E loro? Che strada farebbe lui per arrivare ad attaccarmi? Esatto. Potrebbe essere la soluzione. Forse. Dov'è? Non lo so, ma ce n'è un altro. Belli che sono, accidenti. Su, su, dai. Che cavolo. Mica scemo. Ah, però se... Però l'ha sentito. Oh. Vai, 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 vai. Illuminaci. Forse è sceso da delle scale. Quindi è possibile. D'accordo, vediamo un po'. Ma qua siamo stati, esatto. Sì. Capini. Oh. No. È pesantissimo. Che gli finisco in bocca. Sì, infatti. Guarda lì, sai. Ecco qua. Perfetto. Questa è una parte extra della catacomba, che appunto non avevamo esplorato adeguatamente. E questa è già per me una cosa importante. Ok, beh, il roll più a fondo è sacro. Ed è il primo arciere che troviamo. Già. Bello che è. Ha scalato un backstab e come arciere infatti è molto più fragile. Ok, allora, qui c'è roba. Quello è una moltitudine di cadaveri. Quello che abbiamo aggrato prima è impazzito un secondo perché ha cercato di... Vero che è quello con meno danno, con meno HP? No, ah, no, è solo un... Mamma mia, che infame. Perfetto. Il loro punto debole è quando fanno questi attacchi rotanti. Ma che questo si rialza tra un secondo. Due mani. Ora. Via. Sfruttiamo assolutamente i tempismi. Sono molto pericolosi. Che belli che sono i coltelli. Ora. Perfetto. Gemma affilata. Arma per migliorare le armi destrezza. Gemma per migliorare le armi destrezza. O meglio, per... Wow! Bene, bene, bene. Ok, cenere del guardiano della cripta. Ne leggeremo la descrizione a breve. Prima controlliamo qui dove... Ah! Fantastico. Ok, ok, ok. Torniamo su. Lui ci inseguirà e... Ah!
Ah no, volevo provare a fargli un headshot con l'arma fisica, se era possibile. Questo è il tuo punto debole. Attenzione alla stamina, Mike. Lasciate, figo, quanto sono fighi. Guarda che combo. Che loro, tra l'altro, non utilizzano qualcosa che noi non potremmo sfruttare, sì, ragazzi. Esatto, fanno la schivata. Ok. Adoro tutti questi drop, li adoro. È bellissimo notarli. Comunque, allora, le ceneri le leggiamo dopo. Che ci sono. Sì, esatto, che ci sono. E come sta avendo effetto, probabilmente, anche livellare una caratteristica che di solito è pericolosamente... Ah, no, no, non è un'area nuova. Ok. Abbiamo sgamato un piccolo segreto, ma era quello a cui tenevo di più. Per quanto riguarda la cosa massiccia... Dicevamo, ci vediamo farlo dopo. Puoi farlo ancora, puoi farlo ancora. Siamo a 40 minuti di registrazione di quello che avete ascoltato nell'episodio. Il restante è stato appunto girare nelle catacombe. Abbiamo trovato quel luogo e fatto un giro molto raffazzonato. Non abbiamo cercato bene nelle catacombe. Abbiamo comunque fatto un cerchio della mappa originale senza andare nei segreti, come dove abbiamo trovato il mimic e così via. Al che ho pensato, chiediamo al Crestfallen, magari ha un dialogo in più adesso che abbiamo sconfitto il re dei demoni e non riusciamo, o abbiamo trovato il blocco alla Valle Boreale e non c'è. Non c'è. Welcome home. Non dir nulla, eh? Lei si aspetta che facciamo tutto completamente da soli. La nostra chiaramente importantissima ancella, attualmente importante, perché è l'unica con cui possiamo avere un'interazione, è là. Ma non ha la soluzione, a meno che... ceneri. Esatto, a meno che le ceneri non abbiano la bambola in vendita. Potrebbe anche essere. Potrebbe, aveva la chiave. Tu sei vivo, ok. Piromante c'è. E la nostra monaca comunque non può raccontarci una storia sulla Valle Boreale. Oh, Chandler, you know, in my no. Oh, sì, sì. I pray for your safety. Lo apprezziamo. Però il tuo guardiano ha fatto un macello. Allora. Diamo la cenere, prima leggiamola, diamo la cenere all'ancella. Abbiamo già, ho già provato prima di questo episodio ad andare dall'altra ancella, quindi quella opzione è stata scartata. Vediamo. Cenere oscura del guardiano della cripta delle catacombe di Karthos. Un cucri. Permette all'ancella del santuario di creare nuovi oggetti. Il vecchio iniziò come scudiero, portando le bardature del proprio padrone. Continua a farlo ancora oggi, che è diventato un guardiano della cripta. Ah. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Sì, dacci la bambola. Allora. Ah. Corona di Wolnir, conquistatore di Karthos. In passato oggetti del genere venivano assegnati solo ai signori meritevoli, finché Wolnir non li sconfisse e calpestò le loro corone nella polvere. Le corone si unirono e Wolnir fu proclamato signore supremo. Le corone si unirono. Sì, che è poi ciò che avremmo, a me sarebbe piaciuto fosse successo le corone dei re quando le doni a Vendrick. 15.000 ma ti vende anni. Lei l'armatura, guarda, l'armatura del guardiano dell'abisso. È lei che vende le armature, sì. Eccola, è lei, esatto. Wow, quanta della roba. Legione dei non morti comunque, cioè i guardiani dell'abisso comunque... Comunque fanno parte della legione, sì. Parte della tenuta dei guardiani dell'abisso, facenti parte della legione di non morti di Farron. Questi guerrieri non morti giurarono sul sangue di lupo, cercavano segni dell'abisso... dell'abisso nell'oscurità, combattendo una guerra senza fine con i suoi abomini. Questo elmo d'acciaio era un simbolo della legione e portava con sé infausti presagi. Wow.
Wow. Ok. Ma niente bambola. Beh, ci mancherebbe altro, mi sa. Ah, guarda. Una benedizione nascosta. A Lothric si trova una tomba abbandonata. Un luogo oscuro, dove riposano i guerrieri senza patria. Solo la regina si premurava di augurare un buon viaggio a queste anime perdute. Anima di acqua benedetta alla regina Lothric, comunque. Esatto. Santa benedetta alla regina Lothric. Allora. Quindi comunque Lothric è una regina, oltre un re. Di Lothric, la regina di Lothric. Sì, 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 quindi Lothric ha una regina. Ha una, scusa, avevo capito, è una. Ok, allora. Facciamo di nuovo il nostro giro accelerazione. Dopo, così le perdiamo. No, non le perderemo. Dobbiamo cercare il Crestfallen, non c'è più. Ed è pazzesco, esatto. È morto, vuoto, impazzito, nudo, urlante. Appunto, noi... È pazzesco che l'unica volta in cui abbiamo sentito il bisogno di lui non c'era. Cioè è quasi catartico, fatto sì, apposta. Sì, sembra Cluedo, qui nessuno sa niente, la gente muore, nessuno parla. Qui? Qui c'è la monaca. Ok. Da qui è l'altra parte, di là c'è l'uscita. What's wrong with you? No, scusa, fermati. Già armatissimo. Mamma mia. Con la sua shotel, tra l'altro. Manco dire grande, bastardi. Io non so quanto siano poco realistici come... No, infatti... Sono proprio molto... Secondo me sono abbastanza realistici come sì, realizzazione. Sì, sì. Possibile che combattano proprio così. No, al di là del combattimento, mi riferisco a quanto facciamo schifo. Altro che. Non è servito, già li aveva visto. Già. Ma ancora ragni giganti, non se ne sono visti. Sono granchi. Vero. Vabbè, grazie di niente. Allora, qui c'è quello che puoi distruggere. Qua c'è una bella titanite normale. Mamma mia, mi sento figo. Allora. Sì, che c'è? Dietro. Guarda, c'è la luce. Eh sì. E ora? Devi attivarla e farti sì, sbombare. Sì. Prego. Quello è chiaramente un ragno. È l'ultima cosa che ricordiamo di aver perduto, ragazzi. Figo che sia, dobbiamo prima arrivarci. Ed è pazzesco. Io continuo quindi, a maggior ragione dopo questa scoperta della bambola, a pensare a maggior ragione che non sia un'area principale. È talmente fatata, è talmente aliena a quello che stiamo facendo come Unkindled, come Champion of Ash, che non è quello. I campioni della cenere non sono destinati alla Valle Boreale. Sopra il... Sì, qua sopra. Sì. Qui si scende. Qui si sale. E qua c'è un muro. Si vedeva. 3D.
E tu che intuito hai avuto prima di dirmi che potrebbe avere l'anello arancione annerito? Vediamo. Ma intanto figata. Fa che ci sia la strada alla vita. No. Eh sì, è un ragno del caos. Ah no, però figata. Tra l'altro, questa è una cosa deliziosa. Sì. È come se quella rana si fosse appoggiata e morta al cantone delle sue sorelle. Sì. Quindi anche quella rana ha fatto questa fine. Tornate al santuario, l'altare del vincolo. Dopo un bel giro, ragazzi. L'avete visto? Abbiamo anche recuperato alcune delle cose che avevamo completamente perso, ma che avevamo intuito fossero mancate, altrimenti non ci saremmo tornati. Tra l'altro, diciamo che ho fatto il montaggino perché di nuovo abbiamo avuto l'audio muto, visto che stiamo testando questa cosa del tagliare l'audio quando c'è un'accelerazione, che funziona da morire durante il lavoro, però mi è scappato di nuovo il dito. Abbiamo trovato quel muro invisibile, abbiamo trovato il corpo di quella che potrebbe essere una forma di quell'ana appoggiata a una delle sue sorelle, e abbiamo trovato le piromanzie su di lei, un tomo che adesso ci dobbiamo ben leggere. Il fatto è che sono segreti, ma non sono indizi sulla strada da prendere. Tomo sulla piromanzia di quell'ana, contenente i suoi incantesimi unici, possono essere insegnati solo da una maestra. Che da una parte potrebbe far pensare un errore, dall'altra poi c'è una sottolineatura, appunto. Portano alla vecchia maestra piromante per apprendere le piromanzie di Izalith. Quell'ana, l'unica strega di Izalith sopravvissuta, una volta prese con sé un discepolo umano. Da quando gli se ne andò, non accettò altri. Che è una bellissima citazione del nostro Chosen Undead. Però siamo a un vicolo cieco. Che nel tomo c'è scritto, ora bisogna vedere se lui lo accetta. Vediamo. Però comunque, anche nell'altro tomo che lui non ha accettato, c'è scritto porta al vecchio maestro piromante, ma lui non lo prende. Ah, there you are. I am. Ah, what have we here? By the gods, this inscription reads Quel'ana, the ancient deity, one of the witches of Izalith. The last of them who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Quel'ana's pyromancies are for witches and must be learned from a mistress. But thank you for allowing me to peer upon such a thing. If only I were a woman. Heed my words, unkindled one. Fear the fire. The home of pyromancy, Izalith, was scorched by the very fire it created. Undoubtedly, it was a flame of chaos, tangled by a witch's hand. But who's to say that this bonfire's flame is any different? Heed my thunder. Wow. Do not begot what. Beh. Intanto abbiamo un richiamo meraviglioso del passato, quando abbiamo visto quell'ana o un corpo che in qualche modo rimembrava una sua probabile figura o morte accanto a una delle sue sorelle, come se comunque dopo tutti i suoi viaggi abbia fatto quella scelta. Perché ricordiamolo, quello era uno dei ragni del caos, ok? Delle mutazioni causate dalla culla e dal sacrificio folle che fece Izalith con la sua anima. Però sacrificio, non voleva sacrificarsi, ma la fiamma lo ha fatto per lei. Però, cavolo. Allora, vediamo un po', intanto a livello di gameplay, cosa possiamo fare. Ossa. E poi, esatto. Ossa quale? Ossa di ritorno, vedi se... Sì, no, certo, parecchie cose, esatto. Prima compri, poi fai livello. Ah. Allora. Sì. Ok, va bene. 10 ossa del ritorno. Poi abbiamo parecchie anime, tra cui una probabile buona spesa sarebbe comprare delle piromanzie. Non dico tutte, non dico tante, però acquistiamo per esempio
impariamo, per esempio, qualcosa che possa esserci potenzialmente utile. L'arco fiammante di Karthos, per esempio. Il faro? È fichissimo, ma non ancora. Mentre questi purtroppo usano due slot, quindi per ora non ci interessa troppo. Ugualmente... Se, potresti sprecare qualche livello di armonizzazione per due slot comunque. Anche questo è vero. Due slot, cioè... Vediamo a che punto siamo, se serve 12 o 11, probabilmente 12. No, niente. Non avremo mai. Perché ci aumenta anche il mana. Quindi adesso è divenuto più cattivo il livello per lo slot. Questo significa. Prima era inutile. Serviva soltanto serviva per lo slot, era terribile. E in Dark Souls 2 per la velocità dei cast. Quindi uno dovrebbe in realtà sacrificarsi un anello, per esempio, mettendosi appunto. Dov'è l'anello che ci aumenta la possibilità di avere il nostro slot in più? Forse bisognava comprarlo? Non l'ho ottenuto? C'era l'anello che aumentava uno slot? Ah, l'anello del non era quello del santo? Forse? Era acquistabile forse? No, dalla monaca forse. Dalla monaca. Perché potrebbe essere una scelta, diciamo, potrebbe essere interessante. Sì, consente l'armonizzazione di incantesimi extra. Anello del santo. Perfetto. Che tra l'altro non è costato nulla. È molto umile lei. Questo semplifica l'armonizzazione di piromanzia del caos. Però ci impedirebbe di utilizzare appunto anche il buff che abbiamo acquistato. Diciamo che potenzialmente il buff potrebbe essere utile in casi particolari, mentre una palla del fuoco è più utilizzabile come potere. Per esempio, se noi comprassimo questo costoso oggetto, che tra l'altro è tra i più utili secondo me, specialmente nei gruppi e così via, mentre questa è fichissima, però non saprei quanto ci scopre, ci mette in pericolo. Posso imputare abilità 3? E questa 25? Eh certo, perché è calcolato esattamente come in Dark Souls 1, se te lo ricordi. Perché 25 è un grande costo. Questo farlo consumare tantissime volte per tutte le fiamme che escono. Comunque, basta. Potenziamo la fiamma della piromanzia al 4, 5, 6. Perfetto, per toglierci ogni dubbio su quale sia la nostra strada, comunque la strada di Sabaku nei confronti dell'arcanismo. Il suo essere eclettico punta molto a questo punto sulla piromanzia e a questo punto non possiamo utilizzarla, mi pare, se non abbiamo 12 e 12? Quella del caos? Ah no, quella del caos possiamo utilizzarla a priori, ok. Non sei salito a livello. Lo so. Allora. Ok. Saliamo di livello e anzi non ancora, non ne vale la pena. Non bisogna essere avidi nel level up. Abbiamo dei poteri, abbiamo delle anime antiche. Perché questi sono livelli regalati. Esatto. Quindi forza, cerchiamo di portarla a 27. Forza e fortuna la portiamo a pari merito, eh. Assolutamente, sono convinto di questa cosa. Ok. Penso che ripartirà l'accelerazione. Non ho particolari... Prega all'altar, no. Esatto, non ho particolari indizi su cosa fare. L'assenza del Crestfallen mi perplime. Mi fa sentire abbandonato. E spero che non sia colpa di quel gargoyle. Tu sei un infame. Non posso invadere a piacimento. Meglio, sì, mi piacerebbe parecchio invadere il piacimento. Sì, tu sei molto figo, poverini. Parlami. Dimmi dove andare. Questo è anche il bello. Ci siamo persi un indizio, qualcosa di importante. Ashen One, bring me Sì, te ne ho portata un mucchio. Andrei. Tu neanche una bambola, vergogna. Oh, by the way. If you find anything... Guarda, Andre, sei simpaticissimo, ma ora sei inutile. Completamente, come la tua mano sinistra. Ok.
bene. Noi abbiamo solo un oggetto particolare, che è l'osso di Loretta, ma non è un oggetto chiave. Scolorito. Era stretto tra le braccia, l'unica cosa che mi può venire in mente. È che Loretta, poi ti trovi la bambola? Che Loretta magari... Ma se fosse stato l'osso del ritorno di Loretta e ci avesse teletrasportato a un falò nascosto, troppo figo. Sì. Così però non è utilizzabile, non è un consumabile utilizzabile. Quindi l'unica cosa che mi può venire in mente, a questo punto disperato in cui siamo alla mercé dell'intuizione, è che possa far comodo all'uccellino, ma non scoppia. No, non fa bum bum. Tra l'altro stavo rimanendo incantato da quell'arco gigantesco da cui siamo arrivati, tra l'altro. Non te ne frega niente dell'osso di Loretta. Prova il ramo, magari? Piccupi! Aspetta, ma non è che... No, quello che penso... Oh dai, no, l'ho sentito nel sangue. Si sente la voce. La prima volta che si sente la voce del protagonista. Dai. Ma sì. Ma perché è segreto, è figo. Ma perché c'era il simbolo di un anello? Perché ti ha dato l'anello del sacrificio. Ok. Avrà un ramo, non lo so. Provo a dargli un ramo. Ma queste dici? No. Ok. E io mi sono fomentato da morire perché mi avrebbe... Cioè, la bambola... Se ti chiamavi, chiamavi il corvo. L'avevo capito. Io per un attimo mi sono veramente convinto. Quindi niente, Loretta resterà senza il suo osso. Senza il suo osso. Però siamo fregatissimi. Beh, di sicuro non serviva per avanzare. Ci siamo tolti il dubbio, fantastico. Sì, ma perché faceva boom boom l'osso? Non lo so. Welcome home, I should speak. Ma che, perché il fatto è che non ha fatto boom boom. Le ha interessato a priori. Sì. Faceva fiu fiu fiu, è una cosa diversa. Perché ci fischiava dentro, perché sì. Scoppiettava, cioè, ci giocava. Very well, then take me. No, io non posso fare nulla a questo punto se non dirvi che, oh, siamo a un vicolo cieco, ma lo sgamiamo. Cioè, oh, piuttosto giriamo l'inferno. Ma rimane il fatto che comunque è molto probabile che... Dov'è Crestfallen? Abbiamo bisogno di lui. Sì, ma sono spariti tutti. Ma non c'è nessuno. Sono morti tutti. Cioè, non c'è nessuno che può aiutarci. Questo quello è morto. Purtroppo è stato ucciso. Però mentre lui è morto e c'è il corpo a confermarcelo, sì. Crestfallen non c'è. Ma perché il Crestfallen non sarà morto? Se ne sarà andato da qualche parte a fare il vuoto pazzo, nudo, urlando. Però qui non c'è nulla. Ed è presto anche per lui, francamente, per diventare vuoto. Non ha motivo. Abbiamo ucciso un Lord of Cinder. Può essere per lui sicuramente traumatico, ma ci ha preso per il culo nel modo in cui l'abbiamo fatto. Cioè, non ci ha detto certo... Magari wow. Il colpo di Shredder sus 3 che finalmente Crestfallen manda a fa' culo tutto e se ne va, finalmente. O ci riprova. Sarebbe bellissimo. Però, siamo arrivati a un vicolo cieco e dobbiamo uscirne. Quindi... Ci sarà da accelerare. Il gioco dall'inizio, dai, ci facciamo tutto il borgo, dall'inizio, borgo. Il
Perché... cioè... più che parlare di nuovo all'ancella non possiamo fare. Però... sai, ho ucciso un demone. Magari... beh, diciamo che comunque... qua crolla, dai, cioè proprio urla. Fort praticamente era qui e in qualche modo ci voleva impedire di raggiungere l'insediamento dei non morti. E lui era entrato attraverso un portale su questo piano. Ma c'era un cavaliere della valle anche alla... sì, 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 all'insediamento dei non morti. Sì. Cioè, questa cosa è preoccupante. Tra l'altro c'è un oggetto lassù. Ho visto illuminarsi qualcosa sopra, però... ma sicuro che quella scala scende, non ci sono dubbi. Meno che non lo uccidi e scende. Esatto. Esatto, muori. Ucciderla mi sembra inopportuno. Di certo non ha, non ha lei la bambola. Forse. È una bambola, tu hai una bambola. No, non è vero. Sì, invece. Qui non ci può essere nulla. No, l'avevo già visto. Cioè, questa scala è figa, ma non raggiungibile. Manco a dire che tornando qua appariva la danzatrice una volta che sentiva il pericolo di qualcuno che si avvicinava alla valle. Però la danzatrice probabilmente è là dentro. A me una cosa che mi affascina è la luce azzurra che illumina questa cattedrale. Ma no. Ma l'ignoranza con cui te la sei fatta con i cavalieri dietro che ti inseguivano senza neanche guardarli. Best pure io ormai. Esatto. Va bene. Best pure io ha perso. Best pure gli ha perso. Si cerca una soluzione. Me, Bumperum.